Arrivato a Mosca per incontrare Putin, il presidente cinese Xi Jinping è il suo primo viaggio all'estero da quando è stato rieletto per un terzo mandato come capo di Stato. La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili, dice, siamo pronti a vigilare con Mosca sull'ordine mondiale basato sul diritto internazionale e sui principi della Carta delle Nazioni Unite. Dopo l'incontro, Xi avrà un colloquio telefonico con il presidente ucraino Zelensky. La crisi di Credit Suisse, ma anche gli effetti del fallimento dell'americana Silicon Valley Bank, saranno sul tavolo dell'Euro Summit, ma non è ancora stato deciso se il punto sarà inserito nelle conclusioni. Lo ha spiegato un alto funzionario europeo in vista del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì prossimo a Bruxelles. Oggi le borse europee, dopo un'apertura in rosso, riescono a tenere la parità in un contesto che resta comunque molto volatile. Due sciatrici sono morte travolte da una valanga registrata sopra Courmayeur in Valvenie. Dopo la prima vittima, una 25enne svedese, è stato trovato il corpo anche della coetanea. Le due giovani stavano sciando fuori pista con altri due amici che sono riusciti a evitare la valanga e a lanciare l'allarme. Il pericolo valanghe domenica nella Valvenie era marcato, indice 3 su una scala di 5 punti. Un 19enne è stato ucciso a colpi di pistola nella notte a Napoli, nella zona degli chalet di Mergellina. Il ragazzo non è ritenuto appartenente alla criminalità organizzata. Secondo gli inquirenti, sarebbe rimasto coinvolto in un litigio tra giovanissimi per futili motivi, forse scoppiato per uno sguardo di troppo. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi davanti a un noto chioschetto della zona. Nell'ultima settimana sono stabili i contagi Covid -1%, anche i decessi -1,9% e le terapie intensive vicine allo zero. Scendono i ricoveri del 7,9%. Questo è il quadro fornito da monitoraggio settimanale indipendente sull'andamento del coronavirus in Italia della Fondazione Gimbe, che annuncia anche lo stop di questo report settimanale in considerazione della progressiva riduzione della circolazione virale dal dicembre 2022. Prosegue la fase d'accelerazione dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, cresciute in media d'anno del 3,8%. Lo rileva l'Istat, precisando che questo aumento, che segue quello dei due anni precedenti, è più ampio da quando è disponibile la serie storica dell'indice IPAV, cioè dal 2010. In media, nel 2022, i prezzi delle abitazioni nuove fanno registrare un più 6,1% e quelli delle abitazioni esistenti crescono del 3,4%. Su fronte politico fa molto discutere tra maggioranza e opposizione lo stop alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura in quota Fratelli d'Italia, spiega che la maternità surrogata è più grave della pedofilia. È una compravendita di genetica. Parole a vanvera, replicano dei 5 Stelle. Intanto, a margine della manifestazione di sabato a Milano, la neosegretaria del PD, Elly Schlein, ha annunciato che è già pronta una legge per il Parlamento, preparata e scritta insieme alle associazioni. Innanzitutto una giornata di bellissima partecipazione, perché qui in Piazza della Scala moltissime persone, moltissime famiglie che rivendicano i propri diritti negati e noi siamo al loro fianco per contrastare ogni forma di discriminazione che colpisce tutte le famiglie, tutte le figlie e i figli, anche delle coppie omogenitoriali. Ci stiamo già muovendo, c'è qui anche Alessandro Zan, per portare avanti anche in Parlamento quelle aspettative che sono emerse anche oggi dalla piazza, e cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle famiglie omogenitoriali, dei loro figli e delle loro figlie, con una legge che è stata preparata e scritta insieme alle associazioni, insieme alle famiglie arcobaleno, insieme alla rete Lanford. Saremo al loro fianco. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. Un martedì a tratti incerto ancora sulle regioni del sud per un minimo di bassa pressione in lento spostamento verso la Grecia. Rimonterà difatti poi l'alta pressione dalla Spagna verso l'Italia ad apportare una metà settimana per lo più stabile e asciutta. Le perturbazioni difatti con moto verso ovest verso est continueranno a interessare l'Europa, ma l'Europa centrale oltre Alpe con piogge quindi su Francia, Svizzera e Germania non interesseranno direttamente l'Italia. Andiamo a vedere la nuvolosità, una giornata con nuvole sul medio Adriatico e a sud, e più schiarite invece al nord e sulle centrali tirreniche. La prossima immagine ci conferma una giornata stabile al nord e sul Lazio, sulla Toscana, mentre piogge sul basso Adriatico e a sud. In sintesi anche la prossima immagine con precipitazioni a macchia di ghepardo sulle regioni meridionali, al centro-nord torna il sole, al nord Italia toccheremo i 20 gradi durante il pomeriggio. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.